Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, allora benvenuti, siamo addirittura d'arrivo con questa edizione numero 39 del Torino Film Festival, sempre anche in diretta sulla nostra piattaforma Zoom per chi ci segue da casa e benvenuti invece anche alle persone che sono qui e che sono venuti ad assistere alla conferenza stampa di Esterno Giorno di Luca Rea, presentato nel nostro fuori concorso e presentato anche ieri in proiezione ufficiale proprio al Torino Film Festival. Ecco, salutiamo i nostri ospiti che sono, parto da qua, il regista Luca Rea, Gida Savino, sceneggiatrice Salvino, Cecilia Valmarana di Rai Movie. Allora, la storia di questo film è una storia molto particolare, molto interessante, perché Luca Rea è un grande conoscitore del cinema italiano e con questo documentario in qualche modo ha voluto raccontare la quotidianità dei protagonisti del cinema italiano, una quotidianità che in fondo emerge un po' in tutti i suoi lavori, no? Pensando anche a Django e Django, dove i Super 8 ci restituiscono molto questa dimensione appunto del quotidiano, no? Ci restituiscono Corbucci che nei suoi comportamenti più nelle sue abitudini, Corbucci a tavola, Corbucci che gira in canottiera, ecco, e in qualche modo ritorna anche in tutti i tuoi lavori. Ad esempio penso anche ad un documentario dai toni molto più seri, più drammatici come quello su Moro, dove tu racconti tutta questa storia attraverso i cinegiornali. Ecco, quindi secondo me questo documentario rappresenta un po' appunto l'apice di questa ricerca anche, no? Di questa dimensione del quotidiano. Quindi io partirei proprio da qui, da come diciamo, hai trovato lo spunto per questo documentario, soprattutto pensando al fatto che, se non sbaglio, questa idea è nata in maniera abbastanza, passatemi il termine, volante, in un momento in cui eravamo in piena emergenza sanitaria, in un momento in cui eravamo appunto ancora in piena pandemia. Quindi forse anche questa dimensione della ricerca, anche appunto della familiarità con questi protagonisti, è frutto anche di questo momento molto particolare. Però lascerei la parola a Luca Rea. Devo parlare qui Sì. o vado? Sì. Perché posso anche andare di diaframma, volendo, attenzione. Comodo così. Però, okay. Sì, no, nasce non da me specificamente, ma da noi. Mi diceva di tenere la mascherina. Me l'ha Sì, è detto. vero, bisogna qua. Sì, bisogna tenerla, Bisogna bisogna tenerla. tenerla. Ma noi ce la mettiamo pure noi. Cioè io, ero l'unica senza. Scusate, ma lavoro con persone così un po'. Grazie. E, dicevo, è nata in realtà un po' in gruppo, cioè con Gida, parlandone proprio durante il primo lockdown. All'inizio, in partenza, c'era un po' l'idea di fare qualcosa su questa grande paura che prendeva in quel momento il mondo dei lavoratori del cinema, così come quello di altri lavoratori, di molte altre categorie, ovviamente. Però noi, stando lì dentro, avevamo cominciato a ragionare su questo, ma ragionando su questo ci siamo detti abbastanza subito, certo che chi in Italia decide di fare il cinema in un ruolo o in un altro che sia, in effetti la grande paura ce l'ha da sempre e per sempre, perché non è che ci sia in Italia questa industria cinematografica così solida e ramificata in modo da garantirti poi certezze per tutta la vita. E anche fin dall'inizio, infatti, anche già in famiglia, no? Un ragazzo che decide di lavorare in questo settore si sente subito dire: no, ti devi trovare un lavoro vero. Questo non è un lavoro vero, è una roba così. Quindi poi, avendo comunque realizzato queste interviste, che poi sono interviste, anche se condotte e poi montate con degli accorgimenti,
particolari, cioè con un'idea ben precisa, avendole realizzate nel corso dell'anno pandemico, dell'anno scorso, e quindi attraversando le varie fasi, i vari protocolli e così via, e ci mettevamo su queste terrazze all'aperto e in qualche modo il mondo esterno, quello che arrivava da sotto, le terrazze, eccetera, entrava dentro e l'abbiamo lasciato dentro. Cioè l'idea era quella di lasciare tutto dentro, di restituire dei dialoghi più possibile fedeli a come erano avvenuti, per cui per esempio non veniva mai dato lo stop se c'era il passaggio di un aereo o di un'ambulanza o il campanile, oppure questo suono adesso che mi arriva dalla destra, ad esempio. C'è nell'orecchio, esatto. Si va avanti, no? Si va avanti, perché normalmente in televisione invece il fonico dice stop, c'è l'aereo, stop, c'è l'ambulanza, e quindi tu poi riprendi e dici all'intervistato: mi ridici quello che stavi dicendo? E quello lo ridice, però è già diventato finto in quel momento, è già diventata... Sì, anche ripeti la domanda che poi suona subito molto sì, falso. Sì, 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 esatto. Qui invece vedete queste conversazioni esattamente come sono avvenute, e un'altra cosa è che non ci sono quasi mai le risposte tagliate e rimontate in maniera artificiosa, sai, con quei tagli brevissimi come si usa spesso in televisione, no? Di spezzettare tutte le frasi, tutte cose molto brevi per esigenze, perché poi dopo cioè è necessario anche farlo alcune volte, però in questo caso ci hanno lasciato la possibilità invece di così, di testimoniare in maniera anche in questo senso più realistica la conversazione avuta con questi personaggi. Sì, tra l'altro ragionando su quello che dicevi rispetto appunto alla questione del precariato, no? È un paradosso, perché voglio dire, ormai un tempo esisteva veramente una differenza tra i lavori che erano sicuri per la vita e il lavoro che andavo a fare l'arte, no? Vado a fare l'attore, E adesso in realtà questa precarietà coinvolge tutti gli ambiti, per cui è una cosa abbastanza paradossale, insomma, non, no? Ecco, intanto chiederei se ci sono delle domande. Soprattutto per Gida Salvino, no, delle domande. Sì, che tra l'altro ho fatto un errore un po' ipercorrettivo, perché sapendo di non dovere, che il nome non era Gilda, allora ho detto Gida, ma ho tolto la L. Ha indovinato il nome, ha sbagliato. Ho tolto la L dal cognome, è stato un processo. Ma... Per la prima volta ha indovinato il nome. Quindi. Va bene, infatti sono già molto fiera di questa, di aver fatto ciò. Beh, allora io passerei appunto la parola a Gida, anche per capire appunto com'è stato il processo di scrittura rispetto comunque a quello che diceva Luca, e di questa costruzione molto appunto anche in divenire del documentario. Ma guarda, allora, la costruzione è in divenire, però il processo di scrittura, di ideazione e di, chiamiamola, sceneggiatura, è un processo che invece è stato molto strutturato, perché adesso non voglio scomodare mostri sacri, anche se stiamo nel posto giusto per scomodare i mostri sacri, ma questa autenticità che si nota e che ci hanno anche fatto notare un po' tutti, no? La sincerità con cui Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca, Saverio Costanzo e Domenico Procacci, che sicuramente non sono personaggi facili a raccontarsi, si sono raccontati. Ecco, questa è un tipo di autenticità che deriva da una costruzione un po' felliniana. Il mare non lo vado a riprendere al mare, il mare lo ricostruisco. E anche quello di cui stava parlando Luca, c'è un'idea che sta dietro, e l'idea era sostanzialmente una: accanto alla paura, al precariato di cui stavamo parlando, c'è l'idea della bellezza della relazione. Se ci pensi, il cinema, il set, è il luogo di relazione per eccellenza, dove nulla si fa da soli, tutto si fa insieme, con ciascuno che ha il suo ruolo. In questo caso la nostra relazione con queste persone è stata costruita scrivendo con molta attenzione le singole interviste,
intrecciandole anche tra loro, pensando a quale sfumatura si potesse dare con l'uno, in cosa ci poteva dir qualcosa Jasmine, in cosa ci poteva dir qualcosa Valerio, dico per dire, su cosa si potevano trovare. Abbiamo avuto delle enormi sorprese e l'unica condizione a monte che ci siamo posti è questa. La prima domanda sarà sempre perché si fa il cinema, l'ultima domanda, quindi dopo interviste che sono molto ampie di respiro, sarà sempre perché si fa il cinema. La risposta dall'inizio alla fine è sempre cambiata, perché mano a mano sono caduti gli schermi e ci siamo relazionati e siamo entrati in contatto con loro. Credo che questo documentario rappresenti degli stati generali del cinema italiano di 40-50 anni, perché questa è l'età, insomma, in Italia vengono considerati giovani, ma giovani non sono e non siamo, ma ci racconta proprio a che punto sta il cinema italiano in questo momento. Questo credo sia anche il valore verso il futuro, proiettato al futuro, di un documentario del genere. Sì, per quanto riguarda la scelta degli intervistati, ecco, anche quella è nata già con questa idea precisa di questi personaggi. Ognuno appartiene a una categoria diversa, no? Oppure è, diciamo, stato frutto anche quello di un processo appunto in divenire. Dico una cosa brevissima, poi lascio la parola a Cecilia e a Luca. Le scelte, come sempre, sono arbitrarie. Sono frutto e figlio di queste persone che stanno qui e che ci hanno messo la testa insieme a Gianluca Russo, che è il produttore del documentario, ma è un cosiddetto produttore creativo, si direbbe in un altro luogo. E, detto ciò, le scelte sono arbitrarie, sono persone che ci piacciono, ci sembrava che fossero quelle giuste per raccontare questa cosa. Bene, e passerei la parola a Cecilia Valmarana di Rai Movie per chiederle proprio quando, ecco, avete parlato di questo progetto inizialmente, come le è stato proposto, nel senso era già appunto un lavoro di squadra insieme proprio a Rai Movie, oppure è passata attraverso una proposta che in qualche modo è stata vagliata, in un certo modo è stato poi diciamo cambiato anche magari il progetto iniziale, ecco. Se ci racconta i passaggi. Sì, allora, diciamo che Rai Movie siamo una squadra. Siamo una squadra che segue anche il Torino Film Festival come TV del Festival e siamo abbastanza compatti, con ogni tanto degli inserimenti esterni, e in questo caso l'inserimento esterno è stato Luca Rea, che purtroppo ci è toccato. E siamo molto contenti. Siamo un progetto che Luca ci ha portato insieme a Gida e che è nato poi. Noi siamo abituati a lavorare insieme, diamo grande libertà, ma anche poi c'è una grande partecipazione da parte di tutti noi, e anche da parte mia soprattutto. Cioè, e a me piace molto il modo di raccontare il cinema. Diciamo che i documentari che produce Rai Movie sono di controcanto alla programmazione cinematografica e cercano sempre di avere un qualcosa di verità. Adesso mi piacerebbe dire che altre cose non hanno. La cosa che mi piace più di questo lavoro è la semplicità, ma dietro la semplicità c'è un lavoro enorme. Ed esce queste quattro interviste danno una grandissima verità. E poi per chi di noi, insomma, noi siamo tutti qua, ma veniamo dal cinema o comunque ci siamo sempre occupati del cinema, ci riconosciamo in alcuni passi di ogni frase di ciascuno di loro. Cioè, sono cose che abbiamo sentito e provato. È nato in un periodo strano, perché era il periodo della pandemia, le riunioni le facevamo in una piazza d'inverno, in una panchina. Anche voi sulle terrazze. Intorno a una panchina in una piazza, cercando dove veniva il sole, perché era inverno. E mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Si potrà vedere sabato 4, cioè domani sera alle 23:15 su Rai Movie. Ma soprattutto sono quei lavori che restano, che per me è la cosa che mi preme di più, che deve fare il servizio pubblico, cioè è una testimonianza di quattro persone importanti per il cinema italiano e non solo, ed è un ottimo lavoro di questi signori alla mia destra e alla mia sinistra, che ringrazio moltissimo. Vorrei ringraziare anche, stanno nel pubblico,
Alessandra Sergola e Katia Nobbio, che sempre dietro questi lavori così apparentemente semplici c'è un'ira di Dio di diritti di lavoro. Questi due signori alla tua destra e alla tua sinistra non l'avrebbero fatto se non ci fossi stata. Benissimo, io vorrei intanto concludere questa conferenza stampa facendo due domande brevi, però insomma mi piacerebbe sentire il vostro parere. Allora, intanto, parlando di cinema che racconta la vita, della vita che si mescola al cinema, e di Terrazze, a me le richiamo e subito a Ettore Scola, nel senso che nel senso che la vita che viene raccontata, no? In qualche modo un pochino questa cosa passa, soprattutto sapendo che tu sei un grande cinefilo, sei un grande conoscitore del cinema italiano, è impossibile non pensarlo, quindi un commento su Terrazza, quello certo. È il film, ovviamente no, era la vita. Va bene, detto questo, io vorrei concludere, voi fate questa domanda perché si fa il cinema, io vorrei saperlo da voi per concludere appunto questa conferenza stampa. Partirei da Luca. Perché si fa il cinema in Italia? Problema di fondo credo che sia il fatto che chiaramente è qualcosa che è legata quasi esclusivamente a una passione, e tutto quello che è legato quasi esclusivamente a una passione in questo paese non viene preso molto sul serio e non viene riconosciuto come un lavoro vero e proprio da subito, no? Che possa generare poi guadagno, sostentamento e quant'altro, come chi invece ha la passione comunque di fare qualunque altro lavoro, qualunque altro tipo di lavoro, eccetera. Quindi poi dopodiché faccio mia una delle tante cose dette nel documentario, c'è una cosa che dice Jasmine Trinca, è una cosa che curiosamente lo dice allo stesso modo in cui l'ho detto sempre anch'io, che poi c'è bisogno dell'incidente, cioè che in realtà al di là del talento, delle capacità, della professionalità, poi esiste l'incidente che può cambiare il corso degli eventi, e quindi in questo settore che nasce con un problema che ti dicevo, insomma, è molto preponderante poi l'incidente nel decidere chi va avanti e chi no. Cecilia. Ma anch'io penso che si faccia per passione. Io ho iniziato a 18 anni portando caffè sui set alle 5 del mattino e sì, per passione, poi invece lo si guarda per evadere un po' dalla vita, per imparare, per cambiare, per... Ma insomma, in definitiva è per passione. Gida Salvino, questa volta l'ho detto giusto. Sembrava una festival bar. Allora, guarda, non è un caso che io mi ritrovi con quello che sta dicendo Luca, evidentemente. Il cinema si fa per piacere. Il fatto che si faccia per piacere non deve implicare che questa cosa non sia riconosciuta come un mestiere, come un'industria. E il cinema si fa perché tiene insieme le nostre imperfezioni, ce le riracconta, ce le proietta e ce le risbatte in faccia. E questo non può che essere una cosa bellissima, non del cinema, ma della vita. Credo che non ci siano parole migliori per concludere questa conferenza stampa. Salutiamo i nostri ospiti, Luca Rea, Cecilia Valmarana e Gida Salvino. Grazie. Grazie. Allora, ricominciamo con le conferenze stampa, prendete posto in sala in modo da poter cominciare il prima possibile, visto che anche quest'oggi abbiamo un fitto programma di conferenze e arriveremo fino alle ore 13 circa. Allora, siamo ancora in fuori concorso, la sezione è L'Incanto del Reale per la 39esima edizione del Torino Film Festival. Il film che andiamo a presentare si intitola Il Tempo Rimasto di Daniele Gaglianone. Io ringrazio Daniele per essere qua con noi quest'oggi, regista e sceneggiatore. Sceneggiatore insieme all'organizzatore e produttore esecutivo Stefano Collizzoli. Gabriele Genuino è invece il produttore per quanto riguarda Rai Cinema, e abbiamo il piacere anche di avere Enrico Bufalino,
produttore per Luce, Cinecittà e curatore insieme a Zablab del progetto Archivio 900, di cui parleremo nel corso di questa conferenza stampa. Ringrazio e saluto anche per la presenza Ignazio Plaia della Sicilia Film Commission e Paolo Manera, che è presenza ormai fissa, che salutiamo, grazie per essere qui. Allora, il film è una bella e toccante riflessione sulla vecchiaia, sulla citazione della vecchiaia. Io parto con una domanda a Daniele Gaglianone. Questo è l'ennesimo tassello di una filmografia che conosciamo, ormai lunga, che alterna film di finzione a documentari, e questo è un nuovo film, un nuovo pezzettino di questa filmografia che noi poi ovviamente qua a Torino conosciamo e curiamo. Io chiedo da dove parte lo spunto per il tempo rimasto, perché è un film unico nel suo genere, quindi da dove siamo partiti per questo film? Parlare con la mascherina e il microfono, sono un po' disorientato. Comunque, allora, anche se insomma è un film molto, lo ritengo un film molto intimo, molto personale, questa è una delle poche volte che in realtà la sollecitazione, l'idea non è arrivata da me, ma mi è stata proposta. Mi è stata proposta da Andrea Segre, e poi anche da Stefano, con cui avevamo già fatto Dove bisogna stare. E probabilmente non è casuale che l'abbiano proposto a me di lavorare a questo progetto, perché comunque, per dire, se penso al mio primo lungometraggio, I nostri anni, i protagonisti sono 2/3 signori molto vecchi con una storia tumultuosa, quindi diciamo che il confronto con la vecchiaia, a me non piace il termine anziani, il confronto con la vecchiaia è una cosa che, come dire, non mi è nuova, e devo dire che mi è piaciuto subito molto l'impostazione che si è voluta dare a questa cosa, cioè questo progetto che nasce come una raccolta di testimonianze per un archivio dell'Istituto Luce, e quindi un lavoro molto, come dire, dritto, molto preciso, ma quasi come una sorta di controcanto volevamo fare invece, partendo da questo materiale ricchissimo da cui potevamo fare 200 film o fare un film che durasse 100 ore anziché quasi 100 minuti, abbiamo deciso di fare un documentario che invece fosse un documentario che cercasse di restituire quella dimensione un po' sospesa, quasi rarefatta, di chi al di là di quanto, come dire, di quanto deve vivere ancora, ma più che altro di quanto e di come ha vissuto, quella dimensione un po' rarefatta di quando ti avvicini alla fine, di quando sai che anche se hai una vita pienissima, però comunque insomma il capolinea è vicino, ecco, poi arriverà tra 10 anni, tra un mese, tra un anno, non lo sa nessuno, però ecco, ed è una riflessione sul tempo, non solo appunto quello che rimane ancora, ma soprattutto quello che si è consolidato, quello che chi arriva alla fine di questo percorso, chi arriva alla fine della vita, spera, sente che questo tempo, spera che si sia consolidato da qualche parte, che al di là della presenza fisica qualcosa resti. E questo è un desiderio, un'intenzione, ma anche un punto di domanda a cui è difficile dare risposta. Qualcosa resterà? Nessuno può saperlo. Nessuno può dirlo. Il tempo rimasto in qualche modo deriva dal tempo che si è passato, di come si è passato il tempo precedente, quindi insomma il tempo rimasto ha a che fare con quello. Daniele Gaglianone, giustamente una delle prime parole che hai detto è stata intimo, un film che tu reputi particolarmente intimo. L'intimità è la chiave di lettura che avete trovato con gli intervistati del tempo rimasto, che immagino sia nell'economia della elaborazione del film il percorso più difficile, cioè riuscire ad avere una così ampia, una così profonda familiarità e intimità. Io questo voglio chiedere a Stefano Colizzoli, che appunto è insieme a te lo sceneggiatore, non solo, perché poi è anche produttore esecutivo, però questo è, diciamo, la cosa
più commovente poi del film. Si vede quanto siete riusciti ad ottenere una risposte reali e intime da queste persone. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Intanto confermo che non è un caso che abbiamo scelto Daniele come produzione maggioritaria per fare il film, e non solo per i nostri anni, ma per un lungo percorso condiviso, che in parte riguarda anche la capacità di costruire, di creare questa intimità, trovando subito la complicità con le persone. Io penso che questa nasca anche dal fatto che c'è un lungo lavoro di ricerca. Il film ha più di 3 anni di lavoro alle spalle, anche perché il Covid in mezzo ha reso evidentemente un po' complesso incontrare ultra novantenni o centenari, e come sa bene anche Enrico Bufalini, che accompagna questo percorso fin dall'inizio, è durato molto lungo. Nasce dal fatto che questi incontri sono stati ripetuti, abbiamo passato un tempo lungo con queste persone, che è un tempo di parola, che non è stato così difficile, perché una volta costruita la curiosità, l'interesse reale per un tempo completamente distante dal nostro, poi queste interviste sono durate delle ore molto facilmente, delle giornate passate insieme, che hanno costruito un materiale che è sterminato, nel senso che di montato, non di girato ovviamente molto di più, di montato ci sono tra le 60 e le 70 ore di selezione che poi hanno fatto parte di questo archivio. E dentro questa intimità forse la chiave, che noi non cercavamo nessun tipo di chiave né nostalgica né di denuncia né pietistica né di incontro, ma di stupore, perché quello che abbiamo trovato in queste storie è un tempo completamente altro. Il punto di partenza era la sensazione, la percezione che il mondo sia cambiato negli ultimi 50 anni più che negli scorsi 500 probabilmente. Per quanto riguarda l'esperienza di noi che lo abitiamo, mio nonno era di un paese del Trentino e nella sua vita di relazione ha conosciuto le persone che noi conosciamo forse in 6 mesi. I suoi compagni delle elementari sono i suoi compagni di tutta la vita. Io e i miei compagni elementari non so dove sono finiti e non mi ricordo neanche tutti i nomi. E questo fa sì che quelle vite erano vite completamente altre rispetto alle nostre. E l'attenzione che abbiamo avuto, che era un'attenzione vera, uno stupore vero, nel provare a ricostruire questo mondo completamente diverso, che non era né migliore né peggiore di quello di oggi. Era terribile per certi versi e bellissimo per altri, ma era soprattutto completamente altro come esperienza umana. Ecco, io penso che le persone incontrate abbiano avvertito che c'era realmente questa curiosità, questa apertura allo stupore, anche di passaggi minimi che però illuminano di un modo di, non lo so, forse usiamo gli stessi nomi per emozioni che ormai sono differenti. E questa domanda aperta qui, queste domande aperte qui hanno reso molto vivi quegli incontri. Sono state interviste veramente commoventi a tratti. Si vede. Allora, prima di passare a Gabriele Genuino e Enrico Bufalini, che poi ci parleranno del resto della produzione del film, c'è una domanda che viene dalla stampa. Prego. Buongiorno, Nicole Bianchi, Cinecittà News. Ho 2 domande per il regista. Come avete selezionato le persone intervistate? Più che altro, come le avete individuate? 2 su tutte, l'ostetrica di Catanzaro e la maestra Maria di Pianoforte. E la seconda domanda è questa. Il film sembra evocare un pochino lo spirito delle inchieste di Comencini. C'è stata questa ispirazione da qualche parte? Grazie. Parto dalla seconda domanda. Allora, ti direi di no, però so anche bene che il discorso sulle ispirazioni è un discorso sempre molto poco razionale, nel senso che adesso che me lo dici dico, però magari da qualche parte, no? Senza saperlo, visto che le abbiamo viste quelle cose, le abbiamo anche apprezzate a suo tempo, quindi... Allora, ti direi di no, che non c'è stato nessun riferimento, consapevole almeno, e quindi ci penserò. E invece la prima... Allora, noi avevamo nelle zone in cui dovevamo andare a fare le riprese, in cui avevamo deciso di andare a fare le riprese, avevamo delle persone che ci aiutavano a indagare il territorio, a trovare persone, quindi abbiamo lavorato con degli preziosissimi collaboratori, veramente molto molto preziosi, e poi devo dire che alcuni incontri sono stati per
prossimità, per proprietà transitiva, ad esempio nel caso specifico la signora Maria, che purtroppo non è più tra noi, tra l'altro, era l'insegnante di pianoforte di un compagno di classe di mio figlio, e quindi ascoltando le storie che ogni tanto intercettavo, gli aneddoti che ogni tanto intercettavo legate a questa esperienza di alunno di pianoforte, e ho chiesto se potevo incontrarla. E quindi diciamo che c'è stato un metodo, c'è stata una strategia, però ovviamente ci siamo sempre lasciati aperti una disponibilità all'incontro casuale, che poi casuale non è mai, perché incontri le cose che in qualche modo riconosci o ti riconoscono, ecco. Quindi spero di aver risposto, ecco. Allora, continuiamo con la conferenza stampa. Il film è Il tempo rimasto, fuori concorso, L'incanto del reale, La sezione. Ci spostiamo dal punto di vista produttivo, dal lato produttivo del film. Prima Daniele Gaglianone diceva che non gli piace particolarmente utilizzare la parola anziano, ma in generale devo dire che, tranne rare eccezioni, il cinema poco si interessa, diciamo, di queste persone, perché i vecchi, gli anziani sono forse poco attraenti da un punto di vista cinematografico. Questo invece è l'esempio opposto, quindi c'è anche un impegno produttivo sul tempo rimasto, in questo caso da parte appunto di Rai Cinema. Io chiedo a Gabriele Genuino quindi l'importanza di un film, della produzione di un film come Il tempo rimasto, e quindi l'impegno che ci ha messo Rai Cinema, e qual è la sua importanza secondo te di un film del genere? Buongiorno, l'importanza dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è assoluta. Il progetto noi lo conosciamo dalla sua genesi, Stefano e Andrea me ne avevano già parlato quando si stava realizzando la fase, diciamo, di ricerca e di archivio, che è stata sostenuta fortunatamente dall'Istituto Luce, che fosse propedeutica poi alla creazione di questo film, che c'era già un'idea, ma bisognava come sempre fare una ricerca sul campo, approfondire, studiare letteralmente e incontrare le persone. Quello che abbiamo costruito e stiamo cercando di costruire in questi anni è proprio legato a quello che diceva Daniele e anche Stefano, cioè un percorso anche nella nostra memoria. La memoria è qualcosa di complesso, di strutturato, e soprattutto che va modificandosi nel tempo. Fissare questa memoria, fissare l'esperienza, come diceva Stefano prima, secondo me con grande precisione, di una capacità di avere una memoria altra, perché hanno avuto delle vite altre, diverse dalle nostre, a mio avviso era molto importante, anche perché credo che questo sarà, come giustamente veniva citato prima, come nell'esempio di Comencini e di quello che è stato realizzato nel passato, l'archivio del futuro. Ovviamente dal nostro punto di vista non è solo costituire, perché non ci occupiamo diversamente anche dall'Istituto Luce, solo di quello, ma di fare questo attraverso il cinema, attraverso lo sguardo e la sensibilità degli autori del nostro presente, del nostro cinema. E in questo senso per me il film è speculare, perché nel percorso di questi anni, ad esempio, certamente è fondamentale occuparsi dei vecchi. Io sono d'accordo con Daniele, perché dal mio punto di vista non è un termine, diciamo, offensivo. La vecchiaia è qualcosa di importante, la vecchiaia ha un valore perché conserva un'esperienza e un vissuto unica. E, ad esempio, per me questo film va di pari passo, in maniera, diciamo così, completamente astratta, ma al fondo molto concreta, con un altro lavoro che abbiamo voluto realizzare quest'anno, che è Futura, che invece si occupa proprio della generazione dei giovani e degli adolescenti. Lì abbiamo fatto un percorso con strade completamente diverse, autori completamente diversi, in quel caso Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi, che hanno in qualche modo cercato di mappare, di fare un affresco ad oggi, in questi ultimi due anni che ci hanno, diciamo così, attraversato letteralmente, di quella che è la dimensione dei giovani
oggi al presente, con un lavoro, uno sforzo dedicato all'ascolto vero e proprio, come è stato fatto anche in questo caso da Daniele, con grande sensibilità, con grande capacità di andare veramente a cercare degli incontri, a toccare quelle persone per fare in modo che lo scrigno della loro memoria si aprisse. E quindi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista come Rai Cinema, certamente è centrale continuare a dialogare e a costruire attraverso il cinema, ripeto, una cassaforte della memoria in qualche modo. Allora ringrazio Gabriele Genuino di Rai Cinema perché ha già introdotto il tema dell'archivio. Io passo la parola a Enrico Bufalini che appunto si interessa con Luce Cinecittà della produzione del film, ma che soprattutto è curatore del progetto Archivio 900. Partirei da Archivio 900 e spiegherei l'importanza di un archivio del genere e che tipo di progetto è. Buongiorno a tutti, sì, mi sentite. Era da qualche tempo che anche noi ci stavamo interrogando su come realizzare un documentario, come raccontare le tematiche proprio degli anziani. L'allungamento della vita media dovuto al progresso scientifico e medico ha portato a un allungamento dell'età, ma non sempre poi le persone anziane, le persone che riescono a vivere un'età più lunga, riescono magari ad avere anche un'esistenza felice in quella parte finale della propria vita. Questo era l'aspetto che ci interessava raccontare, gli anziani che poi... questo progetto è nato prima del Covid, noi già avevamo deciso di partire verso questa direzione e siamo partiti anche unendo l'altra grande componente di cui ci occupiamo, che è l'archivio. Cioè vogliamo fare archivio, continuare a fare archivio, perché è importante per un archivio come quello del Luce continuare ad arricchirsi anche di storie nuove e che possano essere gestite come archivio, cioè che possano essere scelte, selezionate, catalogate e rese disponibili per la conservazione della memoria futura. Un po' come facciamo in tanti altri campi, ieri abbiamo presentato ad esempio sempre qui da questo tavolo la narrazione della canzone popolare di tutte, e questo era l'aspetto che ci interessava fotografare e da un punto di vista archivistico, le storie di persone che vengono narrate per via orale che altrimenti verrebbero disperse. Questo è il grande interesse che abbiamo avuto, e le due cose, sia quello editoriale di voler realizzare un documentario che raccontasse la storia, l'esistenza delle persone anziane, sia quella di fare archivio, si sono unite felicemente quando appunto con Andrea Segre e con Stefano e Daniele ci è stata proposta questa collaborazione di Archivio 900, cioè di andare a registrare le storie di 40 persone anziane in 5 regioni d'Italia, ecco anche perché la presenza delle Film Commission, il lavoro è stato fatto sul territorio, proprio per dare un'immagine il più variegata possibile, di persone nate prima, diciamo negli anni 40, più o meno 30-40, che proprio in un'epoca che poi è stata profondamente cambiata e segnata dai cambiamenti tecnologici, quindi che potessero anche raccontare una vita che oggi è completamente diversa. E quindi nell'affresco poi poetico e romantico che è stato realizzato da un punto di vista cinematografico, proprio struggente e passionale di questo tempo che è rimasto, in realtà c'è anche la narrazione del tempo che è stato. Questa era l'operazione che ci faceva fotografare, dicevo è nata prima del Covid, ma il Covid ha reso ancora più drammatica e forte questa esistenza degli anziani schiacciati, chiusi nelle RSA, non potevano più vedere le persone più giovani, cioè gli anziani in quel momento sono diventati veramente il motivo di preoccupazione per tutta una nazione e un paese. Le due cose sono incredibilmente andate nello stesso segno, quello di fare una storia e raccontare le loro storie, di fare archivio, che è la nostra missione dell'Archivio Luce, e quindi siamo particolarmente felici di aver abbracciato questa produzione. Con Rai Cinema, lo citava anche Gabriele Genuino, abbiamo partecipato anche noi alla distribuzione di Futura, quindi i giovani da un lato ma anche gli anziani. Questo è il nostro modo di continuare a fare archivio e di raccontare le storie. Allora abbiamo tempo per una domanda ancora, se c'è una domanda dalla sala. Altrimenti io brevissimamente chiedo a Daniele, visto che peraltro parlava Daniele Gaglianone, regista e sceneggiatore del film, visto che parlava di 50-60 ore di girato, da cui poi è stato tratto il cut finale del tempo rimasto, è un'idea personale, però come dire, c'è un peso emotivo nel vedere questo film evidente. Immagino che per chi realizza un film del genere e ha visto tutte le 50-60 ore,
bisogna trovare a un certo punto una valvola di sfogo, che può essere un momento di interruzione del racconto, un momento in cui vi siete fermati in sceneggiatura e mentre guardavate il film, che ho detto, ah, ok, prendo, faccio un passo indietro, perché forse emotivamente, non lo so, penso che sia piuttosto difficile dal punto di vista emotivo gestire così tanto materiale. Ma è stato difficile soprattutto rinunciare a delle cose bellissime, perché per ovvi motivi. E poi, insomma, il film ha un filo molto esile, è un film dove bisogna perdersi, non bisogna cercare il filo, bisogna ecco, se uno non cerca il filo poi è lui a trovare lo spettatore. Però appunto in questo equilibrio veramente molto molto difficile da tenere, abbiamo dovuto rinunciare a delle cose che ci hanno veramente fatto sanguinare, ecco, che speriamo di poter recuperare magari in altri progetti che potranno nascere da questo materiale che è ricchissimo. Però chiaramente poi è anche un film sotto traccia su chi guarda questo materiale, su chi, e quindi ecco, devo dire, prima dicevo molto intimo. È uno dei miei film più personali, nel senso che rispecchia anche lo stato d'animo mio mentre lo facevo e forse anche quello di adesso, ecco. Quindi volevo dire una piccolissima cosa. Parliamo di vecchi ed è giusto, ma in realtà può sembrare paradossale, ma questo è un film su dei bambini. È un film su dei bambini e su dei ragazzi molto giovani. Infatti il film si chiude quando i testimoni arrivano all'età della maturità, quando emigrano, quando il film non racconta la vita degli uomini fatti e finiti, ecco. Ma è un film su dei bambini, su dei ragazzi, su delle ragazze, su delle bambine ovviamente. E questo secondo me è una chiave molto potente del film, perché spero che grazie a questo possa dialogare con le nuove generazioni, ma anche proprio con i bambini. Cioè, è un film dove secondo me che vedo bene girare nelle scuole elementari, anche perché comunque quando senti un vecchio che ti racconta che andava a scuola dopo aver pascolato le pecore, che si alzava alle 5 e poi si metteva il grembiule e andava a scuola facendo magari 5 km a piedi al freddo, oppure persone che potevano continuare a studiare ma il padre non poteva comprare i libri e quindi solo i figli di papà potevano andare a scuola. E sono cose che secondo me vanno ricordate, e vanno ricordate fin da piccoli, perché ci sono delle robe che sembrano che noi adesso, no? Diciamo, la generazione dopo il boom economico ha dato per scontate troppe cose che non sono scontate affatto, che bisogna tenere molto strette. E io in questo senso credo che il film, appunto, è un film. Avete usato una parola che mi piace molto, struggente, l'avete detta voi, non lo dico io, però è un film molto intimo, molto, però c'è anche una dimensione, diciamo, politica e di riflessione sull'attualità, ripeto, non immediata, ma credo che sia importante ricordarla, è importante farci i conti, ecco. Allora, prima che finisca, che piangiamo tutti, ci abbracciamo, io saluto per aver accompagnato il film e ringrazio Ignazio Plaia della Sicilia Film Commission, Paolo Manera, Piemonte Film Commission, e chi ha partecipato invece a questo incontro, Enrico Bufalini per Cinecittà e il progetto Archivio 900, Gabriele Genuino, produttore per Rai Cinema, Stefano Colizzoli, sceneggiatore e produttore esecutivo, e Daniele Gaglianone, regista e sceneggiatore. Il tempo rimasto, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa terza conferenza stampa della giornata. Siamo quasi arrivati alla fine di questa 39esima edizione e, diciamo, concludiamo, come si dice, veramente in bellezza. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti per la conferenza stampa dedicata al premio Maria Adriana Prolo 2021. Diamo il benvenuto a Margherita Bui, benvenuta.
al regista Giuseppe Piccioni, benvenuto. A Vittorio Sclaverani, presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. E a Maria Giulia Petrini, anche lei dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Allora, intanto io dico subito che appunto sono in duplice veste oggi, nel senso che solitamente mi vedete qui a presentare le conferenze stampa, anche oggi è così, però oggi è un po' una conferenza stampa un po' speciale, perché io sono coinvolta, diciamo, in questo premio, perché sono faccio parte del direttivo dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema e poi sono anche direttrice della rivista che vedete qui in bella mostra sul tavolo, che è la rivista che noi tutti gli anni realizziamo per accompagnare questo premio e che anche quest'anno è dedicato al premiato e appunto a Giuseppe Piccioni. Allora, ricordiamo brevemente che cos'è il premio. Il premio Maria Adriana Prolo è un premio alla carriera intitolato appunto alla fondatrice del Museo del Cinema. È un premio che ormai da tanti anni diamo nell'ambito del Torino Film Festival, e di questo siamo molto orgogliosi, molto onorati, e che quest'anno, anzi per la verità proprio questa sera, verrà consegnato nella sala 3 del Cinema Massimo a Giuseppe Piccioni. Allora, Giuseppe Piccioni, che è un regista che ha fatto un percorso veramente molto particolare, molto personale nel mondo del cinema, che ha soprattutto per il fatto di aver cercato sempre di realizzare i film che voleva, con un'idea ben precisa di cinema, lontano sicuramente il più possibile dalle committenze, però nello stesso tempo sempre molto vicino al pubblico. Ecco, questa è una cosa che ci tengo molto a sottolineare, che secondo me è il cuore del cinema di Giuseppe, che accomuna proprio il comune denominatore di tutti i film di Giuseppe. È un premio che sentiamo profondamente, anche perché Giuseppe Piccioni non è soltanto un regista, uno sceneggiatore, è una persona, un cinefilo anzi, un grande anche appassionato di cinema, che ha attraversato e che attraversa tuttora con grandissima curiosità, che parte prima di tutto da una grande curiosità per la vita che lui ha e che si vede nei suoi film, il cinema. E quindi questa cosa ha fatto sì che lui sperimentasse in qualche modo altri punti di vista nel cinema, e infatti lui è un insegnante, anche è stato uno di quelle persone di cinema che è riuscito a fondare una libreria, non una libreria del cinema, proprio nel cuore di Roma, nel cuore di Trastevere, dove era diventato un po' proprio un punto di riferimento non solo per i cinefili, no? un posto dove proprio un po' come succedeva uno spirito quasi rinascimentale, no? Di confronto, di passioni, di saperi, di scambio continuo, mettendo in qualche modo in moto un circolo virtuoso, se vogliamo, no? Di idee, di scambi, come dicevo, di passioni e di saperi. Ecco. Quindi queste sono solo alcune delle motivazioni per cui noi abbiamo desiderato premiare Giuseppe. Le altre le lasceremo dire questa sera anche a Margherita Bui, che è venuta qui apposta per fare come noi insomma speravamo che facesse, la laudatrice di questo premio. Margherita Bui è una presenza costante nel cinema di Giuseppe Piccioni, con lui ha lavorato anche a uno dei film che ha avuto maggiore successo, che è Fuori dal mondo, che ha vinto molti premi in Italia, all'estero, 5 David di Donatello, insomma un film importante per entrambi. Ecco, io quindi lascerei la parola a Margherita. Partendo forse dal fatto che, oltre a tutto quello che abbiamo detto di Giuseppe Piccioni, è un regista che è molto amato dai suoi attori. Credo di dire una cosa a nome non solo tua, ma di tutti. Va bene. Buongiorno, sente qualcosa? Sì. Niente, io sono assolutamente, avete scelto la persona meno adatta per fare qualunque cosa, però... Questa sarà la fine della nostra amicizia, quindi questo premio sancirà questo momento, ma d'altronde prima o poi... Abbiamo vissuto un momento... No. Sono molto felice invece di essere io a dare questo premio, perché ho sempre considerato Giuseppe una persona di grandissimo spessore, di
grandissima sensibilità e di attenzione ai personaggi femminili, e io ne ho fatti alcuni veramente meravigliosi, con la leggerezza però che lo contraddistingue, cioè lui è una persona molto complessa e diciamo che quello che aiuta gli attori è questa sua chiarezza, semplicità nell'esporti quello che vuole fare, una certa anche così, anche un po' un senso di gioco, di stare facendo una cosa, però dietro c'è una persona veramente preparata, veramente che sa quello che vuole, quindi ti senti anche molto sostenuto. Però i primi tempi, insomma, abbiamo fatto anche dei film dove ci siamo veramente divertiti tanto, e altri come questo che hai citato, Fuori dal mondo, che è stato un film per me importantissimo e per lui anche, quindi ci abbiamo messo tanto. Però sono così felice che gli venga riconosciuto un premio così importante, perché se lo merita e perché è una persona che è sempre stata molto anche fuori appunto dalle dinamiche, diciamo, del potere tra virgolette, e sono felice che invece diciamolo perché è vero, perché Giuseppe ha sempre fatto quello che sentiva di fare, non è mai andato dietro a delle cose, ecco, e quindi sono felicissima, ecco. Grazie Giuseppe. Grazie ancora a nome dell'associazione. Io passerei la parola a Giuseppe Piccioni, proprio il premiato, perché in qualche modo ci raccontasse come ha preso, insomma, ti abbiamo premiato, vogliamo un tuo commento su questo premio che ti chiederemo anche stasera, però ci teniamo molto a sapere quello che, insomma, che pensi. Beh, prima di tutto volevo approfittare dell'intervento di Margherita per dire che Margherita siamo divertiti soprattutto nelle feste di fine film, perché voi non potete immaginare, vedendo lei ma soprattutto vedendo me, che grandi ballerini noi siamo. Siamo una coppia conosciuta e riconosciuta, perché nelle feste di fine film io e lei siamo come Fred Astaire e Ginger Rogers o Gene Kelly, insomma questo tipo di coppie qui. E poi volevo farvi notare che questa rivista è frutto di un lavoro incredibile di Caterina Taricano, di Maria Giulia e di Petrini. Maria Giulia, la collaborazione di Maria Giulia Petrini, e di cui Vittorio è stato un fervido sostenitore. Senti Giuseppe, ma ti riconosci un po' nelle cose che abbiamo detto, anche questa cosa? No. Nell'intervista dici, c'è questa grande lunga intervista. Mi riconosco, ma forse mi sorprende ancora anche che ci sia qualcosa che forse mi suggerisce anche un'idea ancora più ricca di questa esperienza, no, che ho fatto. Non solo nelle testimonianze, anche nelle vostre analisi del mio lavoro, nelle interviste. Diciamo che sebbene poi i miei film possano essere qua e là, perché non sono proprio, non mi riconosco nell'idea di una malinconia spicciola, no? Nel senso, non sono uno che racconta dei personaggi che dicono, che fanno riferimento al passato in continuazione. Però in questo caso invece l'insieme delle testimonianze mi costringe a avere uno sguardo retrospettivo che non è solo sul lavoro, no? Ma uno sguardo anche di un arcipelago di esperienze, di umanità, di ricchezza, di allegria, di fatica, di grande fatica, e che spesso penso che in qualche modo sono entrati nei miei film, hanno fatto parte non solo di film che io considero particolari per il modo in cui li abbiamo realizzati, per la dedizione che ho cercato di avere anche da loro, dai miei collaboratori, dagli attori per primi, ma anche per quell'aspetto che è del modo di lavorare, no? La sensazione che
l'ho fatto senza premeditarlo, no? Per quanto io ami stare nel cinema, che è anche il cinema in cui si riempiono le poltrone, si contano i biglietti, ci sono titoli di coda, però cerco di stare in questa strettoia, non riuscire ad essere personale cercando un pubblico, ma non cercando il pubblico in generale, no? Ma cercando un pubblico, che è il pubblico che riconosco e che mi riconosce. E quindi è incredibile come ci sia stata questa attenzione e come questa attenzione mi incoraggi e per certi aspetti anche mi tocchi in modo particolare, perché la nostra vita è fatta di momenti bellissimi ma anche momenti difficili e ci sono momenti in cui si patisce una difficoltà, però come diceva Manzoni, una cosa è il patire. Patire è una disgrazia. Non è una disgrazia patire. È far patire una disgrazia, no? Ecco, no? Noi siamo in un paese dove spesso, insomma, quello che manca a questo paese è il coraggio, l'incoraggiamento anche, la possibilità che le persone possano manifestarsi e che possano farle anche in maniera ambiziosa e personale, che ci sia della libertà accanto al mercato, se vogliamo, se non vogliamo, ma che il mercato sia costituito, anche irrorato e continuamente vivificato dalla libertà. Ecco, questa è la cosa, e da un senso di, penso che, di ovviamente di grande passione e dedizione per il proprio lavoro. Mi fa molto particolare, in modo particolare, mi fa tantissimo piacere che ci sia Margherita e che io e lei abbiamo fatto un percorso insieme, e lei sa quanto io sia così fedele e devoto al suo lavoro, alla sua collaborazione. Siamo molto amici. E questo, lei un giorno mi ha chiesto anche di essere il padrino di sua figlia, questo mi ha onorato in maniera particolare, perché lei l'ha chiamata col nome della suora di Fuori dal Mondo, che è Caterina, e che adesso è ai suoi primi passi in questo difficile mondo. Per cui grazie al Museo Nazionale del Cinema, grazie a te, grazie a tutti. Sono pronta a rispondere a altre domande. Sì, tra l'altro vedo che c'è qui il presidente Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, e lo ringraziamo, insomma, per essere qui con noi. Prima di passare alle domande, brevemente vorrei passare la parola a Maria Giulia Petrini, che ci raccontasse come è stato costruito il numero, proprio in poche battute. Sì. Allora, diciamo che come da tradizione la rivista è un numero monografico, appunto, interamente dedicato a Giuseppe Piccioni, e si impernia su questo. Grazie mille. Sì. Si sente? Sì, sì, vai. Perfetto. Si impernia appunto attorno a questo pezzo centrale che è un'intervista. Il nucleo originario nasce in realtà nel 2020 durante il lockdown, perché noi studenti dell'Accademia Silvio D'Amico, del Master di Giornalismo, abbiamo intervistato Giuseppe Piccioni sotto la coordinazione di Caterina, e ci ha donato veramente ore e ore di pazienza per rispondere alle nostre domande. Abbiamo ripercorso un po' diacronicamente, ma non solo, il suo percorso di filmografia, insomma il suo lavoro. E poi Caterina ha arricchito, ulteriormente aggiornato questa intervista, e la troverete appunto al centro del numero. Altri contributi critici sono stati scritti da Giulio San Giorgio, Maria Paola Pierini, Umberto Curi, Gianluca Pisacane, e permettono di introdursi ancora più approfonditamente all'interno del cinema di Piccioni. E infine c'è una sezione, secondo me, veramente ricchissima, bellissima, di testimonianze, che poi porta avanti la filosofia dell'Associazione Museo del Cinema di Torino, che è quella della conservazione della memoria. È come un mosaico di ricordi di collaboratori, della grande famiglia di attori, collaboratori, segretari d'edizione, produttori, direttori di fotografia che hanno lavorato al fianco di Giuseppe, e ci raccontano tutto l'amore appunto ricambiato che si è creato sui suoi set. Ecco, questo è quanto.
appunto, giustamente, come ha riassunto molto bene Maria Giulia Petrini, è un po' appunto il cuore della, del progetto della rivista. E io direi che se c'è qualche domanda, ce n'è una lì. Buongiorno, Ghironi, CineDams. Intanto volevo fare i complimenti al, al regista Piccioni per il premio e volevo chiedere, vidi Fuori dal mondo qualche anno fa, cito Fuori dal mondo perché era comunicato in cartella stampa, e trovo che sia un film straordinariamente invecchiato bene, non so se è d'accordo, nel senso che riesce a parlare anche a questa generazione che si trova fuori dal mondo per altri motivi, non so se si trova d'accordo, quello è questo, che, questo è quello che ha lasciato a me qualche anno fa quando lo vidi, grazie. Era un, è stato un film strano perché nel momento in cui ho deciso di farlo, gli interlocutori che avevo erano interlocutori piuttosto scettici, anche per tante ragioni. Voi sapete che ci sono delle paure, no? Delle, soprattutto sulle suore, no? Le suore non vanno bene al cinema, non portano bene. Ed è curioso che proprio dentro in questo tentativo già pieno di aspettative negative invece io sia riuscito a ottenere le mie più grandi soddisfazioni, perché non è un film sulla suora, non è un film sull'adozione, come mi capita spesso non è un film, io non faccio un film di argomento, no? Di tematizzazione. È un film su una donna, è un film su una donna di fronte a una scelta, su un essere umano, su una scelta così particolare proprio perché ha a che fare con l'idea di, un, di consegnarsi per l'eternità a un voto, in un momento in cui invece, come si diceva con Maria Giulia durante la lezione, viviamo sempre più in accampamenti provvisori, no? Noi siamo circondati dal provvisorio, non abbiamo quasi più scelte definitive. Io vedo dei ragazzini, anche per quanto riguarda la squadra di calcio del cuore, cambiano squadra da una settimana all'altra, sono cose strane. E allora penso che parli, nonostante si chiami Fuori dal mondo, penso che parli del mondo, delle scelte di chi è veramente fuori dal mondo, e di un'occasione che forse anche, anche adesso, no? Dopo la pandemia, quante volte ci siamo detti nei primi mesi del 2020, è anche un'occasione per cambiare il tipo di vita che abbiamo scelto, per cambiare anche quella vita, quella cosa che noi abbiamo coltivato per decenni senza preoccuparci di tante cose, no? Allora dico forse veramente ce ne siamo dimenticati? Forse ancora ci illudiamo che il mondo possa andare avanti in un modo o nell'altro come è andato avanti finora? Forse non ci rendiamo conto delle lezioni della storia? E questa è la cosa che mi preoccupa maggiormente. Non credo che, faccio l'esempio, Mani pulite, per quanto se ne sia parlato, eccetera, a me sembra che la corruzione sia molto più diffusa e pervasiva oggi di quanto poteva essere 20 o 30 anni fa. Però si va avanti in un mondo che non ci dà la possibilità di avere nuove occasioni. Però la finisco qua perché non fa parte del mio stile di essere cattivo profeta. Ciao, buongiorno Giuseppe. È veramente un piacere trovarti qui premiato con un premio così importante e prestigioso che meriti tutto. E, diciamo, però i premi spesso sono un'occasione per una retrospettiva, per pensare al passato. Invece io ti vorrei stimolare un po' a parlarci del presente e del futuro, perché hai un nuovo film pronto, L'ombra del giorno, di cui si sa veramente poco. Io le due cose che so è che l'hai girato ad Ascoli
E questo è interessante perché è la tua città, quindi forse è un ritorno anche alle origini, a una provincia da cui tu sei partito, con delle cose che ci colpirono all'epoca proprio per la sensibilità nel raccontare questo mondo di provincia, e poi che è ambientato nell'epoca fascista, ma io non ne so di più, però ti chiedo insomma se ci puoi dire qualcosa di questo film e anche di questo ritorno ad Ascoli. Devo fare uno sforzo perché di limitarmi, perché ovviamente, come puoi immaginare, la produzione mi invita a non lasciarmi andare a troppe informazioni. Ma io è stato successo qualcosa di strano, non ho mai lavorato come ho lavorato da settembre fino ad oggi, perché ho fatto uno spettacolo in teatro con Filippo Timmi e Lucia Mascino, che ha avuto un esito davvero imprevedibile, molto, con un'accoglienza molto generosa, molto calda da parte del pubblico, nei teatri dove siamo stati, e che spero possiate vedere anche voi a Torino e in altre città dove ancora lo spettacolo non è stato. E in altre città dove lo spettacolo non è stato. E poi ho fatto un piccolo documentario da questa esperienza, che è andato a Venezia fuori concorso. E poi subito dopo è iniziato il film, questo film che aveva avuto diversi momenti in cui sembrava fosse sul punto di partire, poi non si partiva perché la pandemia e tutto il resto, ho perso almeno un paio d'anni, ma forse poi questi rinvii non sono nemmeno così del tutto negativi, perché ti permettono di continuare a lavorare sulla scrittura, di fare delle scoperte, di correggere alcune... Il cinema è così strano, di correggere le traiettorie, la rotta, di cambiare idea, insomma... E ho fatto questo film che è stato, alla fine è stato prodotto da Riccardo Scamarcio, che è anche interprete del film, insieme a Benedetta Porcaroli. E credo che sia un film particolarmente, forse in parte diverso dai film che ho fatto finora. È un film ambientato in una città di provincia, che è Ascoli Piceno, tra il 1938 e il 40, con un personaggio che guarda il mondo fuori e ha l'illusione, come la maggior parte degli italiani di quel periodo, di vedere nel fascismo delle conquiste apparentemente delle opere pubbliche, delle nuove città, dell'università, forse la promessa di un benessere, no? Una fiducia, un'illusione che a un certo punto si incrina. Mi fa piacere averlo girato ad Ascoli, perché è stata un'intuizione di un momento, un giorno che ero, che cercavo disperatamente un ristorante in cui ambientare questa storia, non sapevo se dovesse essere a Roma o in provincia o dove. E un giorno ero lì al caffè Meletti, che qualcuno di voi conosce, che è un bellissimo caffè dei primi del Novecento, e guardando mi è sembrato che fosse fantastico, fosse giusto poterlo girare in quel luogo. E ovviamente abbiamo fatto degli interventi, abbiamo inventato dai corridoi una cucina direttamente in comunicazione con la sala, abbiamo insomma affrontato tantissime cose che mi hanno permesso di fare questo film, che sto per concludere, siamo alle battute finali, come si direbbe, ai titoli di coda, nel senso sto veramente cercando di ricordarmi i nomi delle persone da ringraziare, da mettere nei titoli di coda. E ancora non sappiamo, anche se la nostra idea è quella di uscire al massimo in primavera. Si Beh. Titola All'ombra del giorno. Bene, su questo grazie Giuseppe, io concluderei la conferenza, però lascerei ancora due battute al presidente dell'Associazione Museo del Cinema, Vittorio Sclaverani, proprio rapidamente per inserire questo premio all'interno, insomma collocarlo all'interno di quello che è l'attività della nostra associazione.
Ma sì, rapidissimo. Il premio è, come dire, e la rivista sono, come dire, l'aspetto, come dire, storico dell'associazione, che, come dire, è il Museo del Cinema in origine. Tra l'altro questo è anche un anno proliano, in cui appunto siamo anche coinvolti con alcune attività del museo. Però al di là di questo, come dire, che come dire, cose più istituzionali che magari potremmo anche dire stasera, a me fa molto piacere che, come dire, ci siano in sala molti studenti del DAMS. Io sono del 1981. Quando uscii fuori dal mondo avevo appena neanche 18 anni e mi ricordo che, come dire, è un film che, come dire, ha determinato in parte la mia cinefilia. E, come dire, forse anche, come dire, se una volta andavo, come dire, al cinema all'epoca con i miei compagni di scuola, come dire, ho incominciato un percorso, come dire, di ricerca e di passione per il cinema italiano, e quindi per questo devo ringraziare particolarmente Giuseppe. E dico un'altra cosa, che, come dire, la rivista, l'intervista, tutto quello che ha detto Giuseppe oggi e tutto il rapporto che abbiamo avuto, come dire, prima di avervi qua a Torino, e che, come dire, una dimensione importante dell'associazione è, come dire, il dialogo tra diverse generazioni e il tentativo di, come dire, trasmettere la passione per il cinema. E mi fa anche piacere, se ne sono andati Paolo e Ghigo, però allora solo ringraziare due persone che hanno dato una mano in questo premio, che non sono sedute qua, che sono Giulia Gagliato, che si è occupata della comunicazione stampa, e Valentina Noia, la vicepresidente e progettista dell'associazione. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Vi aspettiamo questa sera per il premio Massimo 3 alle 20:15. Grazie. Allora, ci siamo, grazie nel frattempo al gruppo Eufon che si sta occupando della parte tecnica e dell'audio di queste conferenze stampa. Stiamo facendo tantissime conferenze stampa, per cui insomma il fatto che tutto sia per ora ovviamente funzionato egregiamente è motivo di vanto per noi del Torino Film Festival. 39esima edizione, continuiamo con un regista italiano, con un evento fuori concorso. È un grandissimo piacere avere con noi quest'oggi per il film Blood on the Crown Davide Ferrario. Grazie per essere qua. Ad accompagnare il film c'è il produttore Peja Miletic e il produttore esecutivo Konstantin Ishkanov. Grazie ovviamente per essere qua. Applauso, giustamente. Allora, il film ricordo, è presentato fuori concorso, il film di Davide Ferrario parte da un evento storico, molto importante, forse non troppo ricordato, ed è giusto che appunto con il film si ponga attenzione su questo evento. Il 7 giugno 1919 a Malta, un film grosso, importante, con una produzione importante e con anche grandi attori. Io chiedo a Davide Ferrario il perché della scelta di questo evento storico e cosa gli interessava soprattutto raccontare e inserire nel suo cinema, partendo dal 7 giugno del 1919 e dalla rivolta appunto di Malta. Allora, più che poco noto direi proprio ignoto. Ignoto, certo. Io confesso per primo che quando mi è stata presentata questa opportunità non conoscevo niente della storia di Malta, come temo quasi tutti gli italiani, nonostante siamo praticamente confinanti. In verità non è una scelta mia, io qua faccio il regista, sono molto grato ai produttori, tra cui manca però qua Jean-Pierre Magro, che è anche lo sceneggiatore del film, con cui avevo lavorato una quindicina d'anni fa per un progetto che poi non è partito. Ma siamo rimasti comunque in contatto, e quando hanno elaborato questo progetto, sul quale la cui storia possono raccontarvi forse meglio loro, gli serviva un regista, mi è stata fatta questa offerta, veramente una telefonata in cui diceva Jean-Pierre se nel giro di 2 mesi sarei stato disponibile per andare a Malta a girare un film il cui budget era chiuso, di quelle caratteristiche che hanno Harvey Keitel e Malcolm McDowell. E ovviamente all'inizio pensavo un po' scherzasse, insomma, di quelle cose che si dicono. Invece, niente, era vero, sono andato a Malta, abbiamo fatto un veloce giro di sopralluoghi per capire, anche per capire io che tipo di storia fosse questa, e dal mio punto di vista ho voluto fare fin dall'inizio un film che non fosse solo la rievocazione di fatti locali, ma una storia archetipica
di quello che succede in tutto il mondo. Ci sono già persone che hanno il potere e le armi, ci sono persone che sono invece senza niente e senza possibilità se non la voglia di ribellarsi, e questa è una storia che è successa a Malta nel 1919, ma succede dovunque, sempre, in tutto il mondo. Per cui ho cercato di raccontare il film non semplicemente da un punto di vista locale, ma come una storia più ampia e che tutti potessero capire in tutto il mondo. Allora, questo è un tema importante nell'economia del film, nel senso che, come ci è già capitato in questi giorni di conferenze stampa, si parte da un episodio di storia documentato e, come diceva Davide Ferrario, sfortunatamente pochissimo citato, pochissimo conosciuto, soprattutto in Italia, per poi parlare di qualcosa di più grande, qualcosa di universale, che perché, come dicevi giustamente, è una situazione che si è verificata più e più volte nel corso della storia. Parlavi appunto di una telefonata che ti è arrivata e che ti ha portato poi alla regia di questo film. Io chiedo a questo punto a Peja Miletic, produttore del film, di raccontarci, diciamo, la sua versione dei fatti, cioè come si è cominciato a lavorare a Blood on the Crown, alla scelta di Davide Ferrario come regista, e come è andata poi ovviamente la collaborazione. Well, basically what happened is we were looking for a big director, for a director who had a track record of telling a drama, telling a good story. And Harvey Keitel wanted us to make a story which is going to be very compelling, very powerful. That was one of his demands on us as producers. And we spoke to a number of directors, and Davide came to Malta. He had his friendship going on with Jean-Pierre, my colleague producer, and we were walking hot streets, August, plus 40 degrees, and I said, Davide, when you have a British Imperial Army, they're all drilled to the bit, they are very, they're standing as such a huge contrast to an unruly mob that's just hungry. And Davide said, yes, he said, but this army, they hate it to be here, they're all sweating, and they really don't want to be part of that. And that moment I realized Davide has complete true insight into what we want to do. He realized that these are the two forces. These are the two forces that are facing each other, and two forces that cannot be more different. Malta was the smallest colony in the British Empire, and it's actually the second colony after Ireland to stand up and rebel. And obviously it wasn't David versus Goliath, it was David versus three Goliaths in comparison to what the situation was. And then David gave his insight, and he said, and I recall this even during the post-production process, he said, you know, such a horrible thing is happening, and the weather is so beautiful, the skies are blue, it's a pure Mediterranean. How can you have such a horrible thing happening in the place that could be paradise on earth? So that was the way we connected, I would say. Come ha detto Davide, all'inizio noi stavamo cercando un regista di spessore che avesse al suo attivo tanti film importanti e di successo, anche perché una condizione che aveva posto Harvey Keitel era proprio questa, cioè che si scegliesse un regista che vantasse al proprio attivo tante regie importanti. E devo dire che poi è arrivato appunto Davide a Malta, essendo amico di Jean-Pierre, e ci è arrivato d'estate con 30 gradi. La sua riflessione è stata quella sul contrasto anche visivo tra i soldati completamente ingessati nelle loro divise, i soldati britannici, contro appunto la popolazione che si ribellava al dominio degli inglesi, e l'osservazione che appunto, nonostante fossero tutti così perfettamente abbigliati, sudavano anche per il disagio di essere in un luogo dove assolutamente non si volevano trovare. E questo ci ha fatto capire subito che lui aveva colto proprio l'essenza della situazione all'inizio appunto del XX secolo, nel 1919, cioè queste due forze completamente in contrasto in un luogo che è appunto Malta, che è stata la colonia più piccola dell'impero britannico e in ordine di tempo è stata la seconda
a ribellarsi contro gli inglesi dopo l'Irlanda, mettendo in atto una ribellione che davvero non si tratta solo di Davide contro Golia, ma di Davide contro tre Golia, per il modo in cui ha dovuto assolutamente combattere con una forza imponente come quella dell'impero britannico. E devo dire che Davide ha avuto veramente una capacità di cogliere il senso il contesto proprio in cui questa vicenda storica terribile è avvenuta, appunto una repressione atroce, uno scontro assolutamente sanguinoso in un contesto paradisiaco come quello appunto dell'isola di Malta, un territorio molto piccolo però assolutamente baciato dal sole, con un contrasto molto netto appunto tra l'aspetto geografico e meteorologico e quanto avveniva. Allora, continuiamo con le domande, visto che abbiamo la fortuna di avere con noi al tavolo anche Konstantin Ishkanov, produttore esecutivo del film. Come avete sentito dalle parole di Davide Ferrario e da parte di Peja Miletic, il film ha una grossa potenza di fuoco, nel senso che si parla appunto di Davide contro tre Golia. Il film ha un enorme respiro, ha un cast di prim'ordine, oltre ai già citati Harvey Keitel e Malcolm McDowell, ci sono tantissime altre facce, sicuramente meno note, ma molto interessanti, che anzi fanno da ottimo contrasto con loro. C'è un'ottima colonna sonora, ci sono delle scene imponenti. Io chiedo a Konstantin Ishkanov un parere sulla produzione di questo film, che appunto ha un respiro piuttosto grosso, gigantesco direi. Good morning everyone and thank you all for coming. And I would like to thank the organizer of the Turin Film Festival for including Blood on the Crown on their roster. It's an honor for us to be mentioned alongside such great names, and we are all very proud to be here with you. As a Maltese organization, the European Foundation of Support of Culture is always interested in supporting Maltese talent and Maltese stories. And I believe that this film marks a new milestone in both regards. I would also like to extend my thanks to Pedro Davide and all the cast and all crew of Blood on the Crown for all their hard work and dedication over the past few years. It has been our genuine pleasure to work with such talented people, and I hope that this film will lead to more people finding out about the beautiful island of Malta and its fascinating and colorful history. Buongiorno a tutti, grazie a tutti voi di essere venuti. Vorrei innanzitutto ringraziare l'organizzazione del Torino Film Festival per aver selezionato Blood on the Crown in programma. È davvero un onore per noi poter godere di questo posto insieme a tanti altri nomi di cineasti conosciuti e tante produzioni importanti. Siamo davvero molto orgogliosi di essere qui insieme a voi. Come organizzazione maltese, il Fondo Europeo di Sostegno alla Cultura ha sempre nutrito l'interesse nel sostenere i talenti dell'isola di Malta e storie tipiche di Malta, e io ritengo che questo film sia davvero una pietra miliare nel modo in cui coglie entrambi questi aspetti importanti. Vorrei anche estendere i miei ringraziamenti a Peja, a Davide, a tutta la troupe e il cast di Blood on the Crown per il duro lavoro che hanno profuso e per la dedizione degli ultimi anni, che hanno mostrato negli ultimi anni. È stato davvero un piacere autentico per noi lavorare con persone di grande talento, e mi auguro che questo film possa portare alla scoperta della meravigliosa isola di Malta anche da parte del pubblico, e soprattutto un interesse per questa storia così variopinta e affascinante. Grazie. Allora, io chiedo alla sala se ci sono domande. Attenzione, ok. Cominciamo con la prima domanda. Grazie.
Prego. Buongiorno, Nicole Bianchi per Cinecittà News, una domanda per Davide Ferrario. Restando sul discorso fatto tra il contrasto del luogo paradisiaco e il contenuto sanguinario, volevo domandarle una riflessione di regia estetica, in particolare legata alla fotografia. Lei fa un uso molto bello della luce esterna, una luce calda mediterranea, che mi è sembrato anche poi abbia riportato negli interni dei colori dorati. Ecco, volevo capire come avesse costruito la parte fotografica, ovviamente in relazione, forse metafora, col contenuto. Grazie. Tanto vorrei premettere che per me fare questo film significava anche una cosa. Malta è stata molto vista nei film negli ultimi anni, dal Gladiatore a Troy, sono un sacco di film che ha lo stesso che Cozzalone, voglio dire, l'ultimo. L'Isola delle Rose è stata girata a Malta. Cioè Malta viene utilizzata tantissimo come set, senza essere mai raccontata come Malta. E invece questo era il primo film che raccontava Malta, e quindi mi sono posto anche questo problema qua, come fare a raccontarla. Forse sapete, questo luogo qua è molto legato a me, per via di Dopo Mezzanotte. Io, per me le location sono fondamentali, quasi più della sceneggiatura, e quindi io ho girato molto Malta prima per conoscerla, perché non la conoscevo, cioè, se non in maniera molto superficiale. Sono felice di che mi abbiano detto poi alla fine alcuni maltesi che ho trovato delle location io che neanche loro conoscevano. Insomma, il mio rapporto, adesso giungo alla risposta, sì, è davvero in quest'idea qua, cioè è un posto dove si sta veramente bene, cioè luce mediterranea, la pietra di Malta è bellissima, cioè questo ha un colore giallo, ma non intenso, è proprio, mangia quasi la luce che arriva da fuori, hai questo mare azzurro straordinario. E però stai raccontando tutta un'altra storia. Sono contento che Pesia sia stato colpito dall'idea. Io ho pensato invece agli inglesi, che in un clima del genere mandati a fare i cattivi odiano, come gli americani in Vietnam. Cosa c'è in Vietnam? La giungla, le zanzare, quelli che ti sparano addosso, per loro Malta e quella roba lì. Ho provato a tenere insieme queste due cose, sono felice che si vedano. E anche c'è un episodio in una delle scene finali. Ecco, bisogna dare, visto che abbiamo parlato di fotografia, dare credito a un direttore di fotografia bravissimo, anglo-cambogiano, Kifa Chan, che non conoscevo ma con cui mi sono trovato molto molto bene. Quando abbiamo dovuto raccontare il carcere dove finiscono i ribelli, insomma l'idea del carcere ovviamente è sempre quella, posto cupo, le sbarre, e lui ha avuto questa idea che io ho condiviso, dice ma fuori c'è il sole, perché il sole entra comunque anche se è una galera, e la cosa di cui che quello che stanno perdendo questi ragazzi che sono stati arrestati è quella luce lì, quindi non facciamo la solita galera buia, cupa, dark, facciamo una galera dove splende il sole, e proprio questa presenza del sole rende ancora più insopportabile il fatto che stai lì dentro. Grazie, continuiamo con le domande dalla sala. Ghironi, Cinedams, buongiorno. Volevo chiedere al regista Davide Ferrario, collegandomi un po' al discorso della fotografia, se avesse durante il film dedicato lo spazio di riflessione anche alla luce buia, perché giustamente il film, come La rivolta, avvengono sotto il sole di Malta, perché avvenute di pomeriggio, mattina. Però ci sono delle lunghe scene anche che si svolgono al buio, con una sola luce, di fatto i personaggi di diversa estrazione che in quel momento hanno dei momenti abbastanza riflessivi che fanno un contrasto efficace. In realtà è qualcosa di voluto, ovviamente, ma che significato ha per lei, cosa voleva trasmettere? Grazie. Vi ringrazio ancora di cogliere così nel dettaglio tante cose che di solito si perdono, ma che fanno parte del mio lavoro, certo. Ma ci sono due tipi di oscurità. C'è un'oscurità, diciamo così, naturalistica e necessaria. Le case dei maltesi poveri non avevano illuminazione, quindi c'è una lunga scena notturna dei due proletari, dei due personaggi del popolo che stanno a letto, fanno l'amore, ma non si vede praticamente niente, è solo buio, e a un certo punto accende un lume a petrolio, perché quella è la condizione. E poi c'è un altro tipo di oscurità, che è per esempio quella della scena molto lunga, ma secondo me anche molto ben riuscita, dei quattro ufficiali inglesi
intorno a un tavolo in un posto che è tutto l'opposto di quello che sembra nel film, nel senso, ora anche qua è un bunker, l'idea, la sceneggiatura parlava di un bunker, i bunker sono ovviamente di solito luoghi claustrofobici, piccoli, chiusi, sottoterra. Malta è piena di sta roba anche perché Malta è stata una fortezza anche durante la Seconda Guerra Mondiale, bombardata dai nazisti, insomma, c'è tanta di quella roba lì. E però la location che ho scelto io era tutta un'altra, è storicamente un ospedale dei Cavalieri di Malta, medievale, del 1500, che attualmente è utilizzato come centro culturale e di solito sono praticamente 160 metri di corridoio illuminato e pieno di roba, perché ci fanno le feste, i tavoli. Io quando l'ho visto ho detto, è meraviglioso, ma spegniamolo. Facciamo una sorta di claustrofobia al contrario. Un posto così enorme che ti senti soffocato dalla sua enormità e non dal fatto che è piccolo. E quello è stato fatto, grazie alla produzione siamo riusciti a portare via tutto. Abbiamo messo solo due file di luce, di piccole lampadine che ti davano il senso dell'enormità del posto, un tavolo, quattro persone e subito ti senti in un posto con un mistero e con una forte carica visiva. Quindi insomma sì, sono contento che si veda questo, c'è un lavoro sull'esterno ma c'è anche un lavoro di illuminazione o non illuminazione sull'interno. Allora, altre domande dalla sala? Altrimenti abbiamo ancora tempo per una domanda. Abbiamo già citati ovviamente Harvey Keitel e Malcolm McDowell, peraltro Malcolm McDowell inglese, quindi immagino anche da un certo punto di vista sicuramente interessato, comunque profondamente legato alla storia, visto che poi si trova a dover affrontare rimossi storici inglesi. Come è stato lavorare con loro? Qual è stato, diciamo, l'impegno che hanno profuso all'interno di Blood on the Crown? E in ultima battuta un commento su un altro aspetto fondamentale del film, che è la colonna sonora. Allora, sul come lavorare con quei due lì, beh, è chiaro che era parte del fascino della proposta, lavorare con due personaggi di questo genere. È stato complicato, è stato faticoso, ma alla fine devo dire siamo diventati non solo amici e continuiamo a scriverci, credo che sia rimasta, lo dicono anche pubblicamente loro in molte interviste, la voglia di lavorare ancora insieme. Ci siamo capiti, ci voleva un po' di tempo, chiaramente loro sono dei mostri sacri, io però ero il regista, insomma ovviamente c'è stata una parte di quelle che Harvey definiva artistic discussions, che erano in realtà sostanzialmente dei bracci di ferro su alcune cose, ma è normale, trovo. Sarebbe un lungo discorso pieno di aneddoti, qua mi limito a dire questo. Malcolm McDowell, inglese appunto, viene dal cinema ma anche dal teatro, ha una scuola che è totalmente quella inglese, quindi un professionismo estremo per cui puoi chiedergli di fare qualsiasi cosa, sempre che sia motivata, lui te la fa. Harvey è americano, il metodo, lui è stato direttore anche dell'Actor Studio e quindi è tutto un altro approccio, ma non è come me l'aspettavo io, perché mi ricordo una delle storie che giravano prima del film, c'è la gente di Harvey, vuole Harvey essere chiamato General sul set, perché lui è nel personaggio, non gli è mai venuto in mente una roba del genere, è mai stato peggio, perché il personaggio di Hunter Blair nel film è un personaggio molto irresoluto, che non prende una decisione e poi causa con la sua irresolutezza il disastro. E solo che il modo di interpretarlo di Harvey, di applicare il metodo, era che lo faceva nella vita vera. Per cui ogni volta che noi parlavamo, lui diceva una cosa, ne dicevamo un'altra, e poi ritornava indietro. E tre giorni così, vi assicuro, possono essere stressanti. Finché non ho capito che non era un problema di Harvey Keitel persona, ma stava effettivamente lavorando dentro il personaggio. Solo come dire, non è che te l'ha detto, l'hai dovuto un po' scoprire. Una volta che ci siamo capiti sta roba e lui mi ricorda, l'ho beccato in un momento e ci siamo guardati e lui mi ha fatto l'occhiolino. Ok, questa è la regola del gioco, giochiamoci pure. Però insomma, no, è stato molto bello, credo per tutti. Poi il film non è su di loro, il film era in partenza una storia collettiva.
e quindi, come dire, sono tante storie messe insieme, non sono dei camei loro, sono dei personaggi sviluppati, ma non erano gli unici a portare il peso della storia, ognuno era un pezzettino di un mosaico da mettere insieme, e credo che anche tutti gli altri, io penso per esempio c'è Benedict Blythe, che è uno dell'altro ufficiale inglese che vedete molto spesso in tanti film, non lo definirei un caratterista, ma è uno che lavora molto, ma di quelli che non ci si ricorda, il cui nome non si ricorda, ma Ian Virgo, tutti i soldati, gli attori maltesi, io sono stato stupefatto agli attori maltesi, credo che siano stati molto bravi, molto credibili, è stata una bella esperienza, c'era davvero tanta energia sul set da parte di tutti. Sulla musica, sì, anche lì, la cosa interessante da dire è che quando sono arrivato ho pensato, usiamo della musica originale maltese, e ho scoperto, Jean-Pierre Magro me l'ha spiegato, che in realtà gli inglesi, come parte del colonialismo inglese, si era manifestato anche in questo, era stata completamente cancellata la musica popolare maltese. Non esistono registrazioni di musica popolare maltese, non esistono neanche degli spartiti. Come l'avevano fatta? Da una parte, diciamo con una censura vera e propria, dall'altra importando la moda delle bande. Malta è piena di luoghi che sono insieme, noi li potremmo definire dei centri culturali, dei circoli dell'arci, non so come dire, dove c'hai il luogo dove si mangia e sopra il luogo dove si suona, e ogni quartiere ha la sua banda, e quindi la logica era usare le bande che poi facevano dei contest, degli X Factor novecenteschi, una contro l'altra, per cui la gente alla fine poi imparava a suonare le marce inglesi dentro luoghi che erano dedicati o a un santo o a qualche nobile, o a, c'è uno, il King's Own, quello della banda del re, e quindi quella cosa non c'era. Quindi nel film c'è entrata sia della musica latamente mediterranea, che però non è strettamente maltese, salvo un pezzo, e poi della musica classica, che per me è stata un'esperienza nuova anche, di mainstream, musica da film orchestrale, fatta con un'orchestra, ed è stato interessante lì anche lavorare con i compositori, che sono due, e costruire pezzo pezzo qualche cosa che reagisse con le immagini. Perfetto, allora io ringrazio per essere stati con noi Konstantin Ishkanov, produttore esecutivo del film, Peja Miletic, produttore, e ovviamente Davide Ferrario, regista di Blood on the Crown, presentato fuori concorso la 39esima edizione del Torino Film Festival. Grazie. Buongiorno, ovviamente, grazie Benoît Jacquot per essere qua. Cominciamo con l'ultima conferenza, il film come già annunciato e come indica il poster che abbiamo in sala, lo dico per chi ci segue da Zoom che non può vederlo, il film Susanne Handler di Benoît Jacquot, fuori concorso, una sorpresa per quanto riguarda la programmazione del 39esimo Festival di Torino. Siamo appunto onorati della presenza del regista Benoît Jacquot, che trae questo film, interpretato da Charlotte Gainsbourg e Neil Schneider, da un lavoro di Marguerite Duras. Io approfitto per far fare la prima domanda e aprire le danze di questa conferenza stampa a uno dei selezionatori del Torino Film Festival, che è Giuseppe Gariazzo, che si trova in prima fila, che so avere particolarmente a cuore il lavoro di Benoît Jacquot in primis, ma soprattutto anche di Marguerite Duras. Prego Giuseppe. Grazie Federico, buongiorno. Intanto grazie per il suo film, perché è un film davvero potente su molti aspetti, e conferma, per chi conosce il lavoro di Benoît Jacquot, il suo talento nel raccontare, ma soprattutto nel filmare. Allora, qui siamo in una villa sulla Costa Azzurra fuori stagione, il film è tutto ambientato, quasi tutto all'interno di questa enorme villa che dà sul mare, e si svolge in un arco di tempo molto, molto stretto, quindi c'è una unità di tempo e di luogo. Quello che io vorrei fare, diciamo, due domande se possibile per spezzare il discorso. La prima è
il grande lavoro che lei ha fatto sugli spazi di questa villa, vale a dire ci sono due personaggi e mezzo, il resto sono le stanze, gli ambienti di questa villa, e io trovo veramente allo stesso tempo emozionante e teorico il modo con cui lei si è avvicinato a questi ambienti, il modo di filmarli in piano sequenza, di muoversi proprio con dei movimenti attorno a Charlotte Gainsbourg, attorno al personaggio maschile, e al tempo stesso di coinvolgere nelle immagini gli ambienti della villa. C'è veramente, trovo, una simbiosi tra corpi degli attori e il corpo della villa. Quindi volevo conoscere qualcosa di questo processo che secondo me è ovviamente molto, molto intenso ed esce molto forte dal film. Je dirais que c'est un problème avec les commentaires d'une certaine valeur et même d'une certaine hauteur, c'est qu'après, celui qui est l'objet du commentaire, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, moi, a peu de choses à ajouter. Il problema quando si hanno delle osservazioni di un certo valore e che poi resta ben poco da dire al destinatario di queste osservazioni, nella fattispecie io oggi ho poco da aggiungere. A vrai dire, je pourrais donner comme justification de mon travail exactement les mêmes mots qui viennent d'être dits. Et qu'est-ce que je peux ajouter? En fait, j'ai cherché à créer surtout un lien entre intérieur et extérieur, et de faire en sorte que l'extérieur soit aussi intérieur que l'intérieur est extérieur, et de faire traverser le personnage incarné par Charlotte Gainsbourg et Charlotte Gainsbourg elle-même, essayer de donner par la mise en scène, par le filmage, un équivalent de son espace mental, en quelque sorte, de fabriquer cinématographiquement un espace mental et sentimental, ou sentimental et mental, voilà. De fabriquer ça, cette tentative de faire ça, qui est quelque chose que j'essaye, en effet, de faire de film en film, mais qui, là, à l'occasion de ce film-là, a une sorte de radicalité, va jusqu'au bout, voilà, en essayant de profiter au maximum de l'hypothèse théâtrale, pour commencer, de Marguerite Duras. In realtà quello che posso dire ha in qualche modo giustificazione appunto delle scelte che ho operato nel fare questo lavoro. Posso semplicemente aggiungere che da parte mia il tentativo era quello di creare un legame tra lo spazio interno e lo spazio esterno, ossia rendere lo spazio esteriore anche interiore e viceversa. E volevo in particolare che Charlotte Gainsbourg, lei stessa e il personaggio che interpreta, fossero completamente attraversate e penetrate attraverso appunto la scelta della mise en scène, da un'equivalenza tra lo spazio fisico circostante e lo spazio invece mentale e sentimentale che è quello che lei prova. Questo è un tentativo che io faccio sempre, film dopo film, perché per me è importante che ci sia questa commistione nei limiti appunto fisici degli spazi interiori ed esteriori, sia nei personaggi sia nei luoghi, nelle location. Qui lo è a maggior ragione, ancora di più, con un radicalismo che è portato fino in fondo per cercare di approfittare e di esplorare al massimo quella che è stata l'ipotesi, il punto di partenza dell'ipotesi di Marguerite Duras. Ouais, autant dire, pour aller plus vite et plus simplement, que pour moi,
tous les films et celui-là par exemple, et peut-être en particulier, les acteurs et surtout les actrices sont littéralement décisifs. Ils sont la raison, même avant même les personnages, l'histoire, etc. La raison des films, en général, sont les acteurs et surtout les actrices qui les interprètent. Et là, en l'occurrence, le film est entièrement construit autour de cette actrice qui est Charlotte Gainsbourg. Malheureusement, elle n'est pas là, mais elle aurait bien aimé. Mais voilà. E aggiungo da ultimo che per me tutti i film sono gli attori e le attrici che lo interpretano, hanno un ruolo assolutamente decisivo nello spingermi a realizzare un film, sono la ragione stessa dell'essere di ciascun film, in particolare le attrici, e in questo caso appunto tutto ruota attorno a Charlotte Gainsbourg, che è davvero un peccato non sia qui insieme a noi. Collegandomi alla prima, l'altro elemento forte del film è il tempo, vale a dire il film si svolge da un mattino alla sera e si crea una sorta di tempo sospeso, cioè dentro questa villa i due personaggi con i loro ricordi, le loro parole, il tempo perde un po' la dimensione dell'ora, no? A che ora siamo. Ed è molto interessante, trovo, e volevo chiedere appunto questo, che nel film spesso i personaggi si chiedano che ore sono. Ils demandent l'heure qu'il est pour tenter de retrouver un autre temps que celui que vous venez de décrire. Et qui est le temps, un temps passionnel. Et du coup, de temps en temps, justement, il cherche des repères. Je pense que ça vient de là, ouais, je suppose. Il y a le temps du film lui-même, le temps de ce qu'ils sont en train de vivre, et le temps de leur temps mental, en fait. Oui. Sì, credo che il motivo per cui chiedono così spesso l'ora è proprio quello di cercare un tempo diverso da quello che lei ha appena descritto, sia un tempo della passione, stanno cercando dei riferimenti, è come se ci fossero tre livelli temporali diversi nel film, il tempo del film, il tempo di quello che loro hanno vissuto e il tempo del qui e ora. Et là, évidemment, avec un film comme celui-là, la particularité, c'est que le temps même du film est très proche du temps de ce qu'ils sont supposés en train de vivre et du temps qui est le temps de leur lien amoureux. Voilà. Ces trois temps sont très proches les uns des autres et en même temps, évidemment, obéissent à des différences sur lesquelles le film et les personnages jouent, sûrement. E in un film come questo sicuramente questi tre livelli temporali, il tempo del film, il tempo che stanno vivendo in quel momento i personaggi e il tempo legato al loro amore sono strettamente legati, sono molto vicini i tre livelli, questi tre tempi, anche se naturalmente obbediscono poi a delle regole, delle differenze diverse. Grazie Giuseppe. Giuseppe, ci sono altre domande dalla sala per quanto riguarda il film Susanna Handler? Allora io approfitto per chiedere a Benoît Jacquot la scelta del testo di Marguerite Duras, che da quello che sappiamo è un testo particolare nella sua produzione, perché è stato in parte riscritto successivamente e addirittura con un altro titolo che era quello di Vera Baxter, quindi c'è anche un cambio di nome, ed è un film che negli anni 70, nel 77, Marguerite Duras ha addirittura diretto. Io quindi chiedo qual è stata, diciamo, la fascinazione iniziale nel testo di Susan Handler da parte di Benoît Jacquot. En effet, j'étais très lié à Marguerite Duras
dans les années 70 et jusqu'à sa mort, puisque j'ai été son assistant quand j'avais 20 ans et que j'ai continué à être avec elle très amie. Et une des discussions que elle et moi on avait souvent était autour de cette pièce qu'elle n'aime, enfin on ne peut pas dire qu'elle ne l'aimait pas, mais elle était mal à l'aise avec ce texte. Alors que moi, je l'admirais beaucoup. En tout cas, j'étais extrêmement ému par cette pièce. C'était pour moi un de ces textes qui me touchait le plus. Beh, io avevo un legame particolarmente stretto con Marguerite Duras, che è iniziato negli anni 70 ed è durato fino alla sua morte. Quando avevo 20 anni sono stato suo aiuto regista e poi lì è nata un'amicizia che appunto è durata finché lei ha vissuto e spesso ci siamo trovati a discutere su questo testo, che non si può dire che lei non amasse, ma diciamo che era un testo che la faceva sentire a disagio e io invece lo trovavo estremamente toccante e commovente, mi affascinava molto. E il m'est arrivé de me disputer e même de m'engueuler réellement assez violemment avec elle à propos de cette pièce. E spesso discutevo quasi violentemente, in modo molto acceso con lei proprio a proposito di questa pièce. De lui dire avec force que je préférais mille fois cette pièce à l'adaptation qu'elle en avait fait en effet pour le cinéma sous le titre Baxter, Vera Baxter, qui est un film qu'elle a fait et que je n'aime pas du tout. E difendevo strenuamente la mia posizione dicendo che preferivo mille volte questo testo rispetto all'adattamento cinematografico che lei aveva fatto di Baxter, Vera Baxter, che non mi era piaciuto per niente. E donc à force de s'engueuler de cette façon-là, elle a fini par me dire cette pièce, puisque maintenant tu fais des films, cette pièce je te la donne et fais-en un film toi-même et comme ça tu me prouveras ou que c'est bien comme tu dis ou que c'est pas bien comme moi je le dis. E visto che ci tieni tanto e che difendi sempre questo testo, nel frattempo io ero diventato regista a tutti gli effetti, non ero più semplicemente un aiuto regista, il giorno in cui vorrai farne un film lo farai e a quel punto sarai in grado di dimostrarmi in modo assolutamente tangibile che hai ragione tu e non ho ragione io rispetto a questo film. Alors oui, c'est comme beaucoup de choses, je lui ai fait la promesse de faire ce film, je l'ai oublié pendant des dizaines d'années et maintenant c'est comme pour moi, c'est comme obéir à cette promesse en hommage à Marguerite. Voilà, je pense qu'elle aimerait, qu'elle serait convaincue et qu'elle aurait beaucoup beaucoup aimé ce film, le mien, peut-être plus que le sien, je l'espère. E naturalmente, come spesso accade, è una promessa che ho fatto credendoci, ma che poi nel corso degli anni ho dimenticato e adesso posso finalmente dire di aver mantenuto la mia parola e di aver realizzato appunto il film tratto dal suo testo, rivendicando appunto la mia giustezza. Sono convinto che sia un film migliore del suo. Disons que la nuit, quand je dors, elle me dit qu'elle aime beaucoup le film. Di notte, quando dormo, Marguerite Duras mi dice che ha molto amato il mio film. Allora, io lo dico per chi volesse recuperare magari la versione italiana, il titolo è Baxter, Vera Baxter o Le spiagge dell'Atlantico. Prima ovviamente Benoît Jacquot ha parlato dell'affezione che ha nei confronti dei suoi attori. La coppia in questo caso funziona perfettamente, sono due ruoli assolutamente azzeccati e non poteva essere altrimenti. Peraltro siamo ovviamente tutti molto dispiaciuti del fatto che Charlotte Gainsbourg non può essere con noi, ma
il personaggio è eccezionale, è straordinario, a partire ovviamente dai vestiti, dalla faccia di Charlotte Gainsbourg. Al suo fianco un personaggio con cui interagisce perfettamente, c'è un'ottima chimica, Neil Schneider nella parte dell'amante di Susanna Handler. Io chiedo a Benno Jacot come è stato lavorare con questi due attori e che tipo di lavoro ha fatto con loro, perché il film, come peraltro ricordava Giuseppe, è fondamentalmente ruota attorno alla villa, al luogo dove si svolge il film, e poi alla interrelazione tra Susanna e il suo amante, e oltre alle varie voci che arrivano dall'esterno. Però il cuore del film è ovviamente lì. Bon, l'avantage là, en l'occurrence, c'est que je suis très lié à Charlotte Gainsbourg et que donc elle connaissait pas le texte de Marguerite Duras, elle l'avait jamais lu, et quand elle l'a lu, lui proposé le film, elle a eu immédiatement, ça arrive quelquefois, mais c'est assez rare, elle a immédiatement eu le sentiment que c'était que Duras l'avait comme écrit pour elle. Voilà. Donc immédiatement, il y avait une sorte d'accord préalable qui était une pente que je n'avais plus qu'à suivre, voilà, et à voir avec elle. Anche Charlotte Gainsbourg è molto dispiaciuta di non poter essere qui insieme a noi. Il grande vantaggio è stato innanzitutto nel fatto che io sono molto legato a Charlotte Gainsbourg, che non conosceva però il testo di Marguerite Duras, e quando gliel'ho dato io da leggere, lei immediatamente ha provato una sensazione molto forte, come se Marguerite Duras avesse scritto questo testo esattamente per lei, e quindi il punto di partenza è stato questo accordo meraviglioso, e per quanto mi riguardava non si trattava di fare altro che non seguirla in questo percorso che lei vedeva già tracciato per se stessa. Donc j'ai lu, on a lu ensemble la pièce à plusieurs reprises, moi j'étais en France et elle était à ce moment-là en train de faire de la musique à New York. Et donc je suis resté avec elle 2 semaines, je crois, à New York, tous les jours pour travailler chaque mot de la pièce, pour que ça lui soit pour elle absolument, voilà, mais de façon assez classique. Et voilà, après on a tourné très rapidement, en quelques jours, quelques semaines. Et pour les choses allaient vraiment de façon quasiment naturelle. Nils Schneider, par contre, le garçon, je ne le connaissais pas du tout. Et a priori, en principe, je pensais faire le film avec un autre acteur français avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je suis très ami, qui s'appelle Gaspard Ulliel. Mais il ne pouvait pas le faire, donc, enfin il y a eu un problème. Donc j'ai demandé à Nils 3 semaines avant le tournage, et immédiatement l'idée de Duras, l'idée de jouer avec Charlotte Gainsbourg, joum, il est, comme ça arrive quelquefois avec des acteurs, il a plongé. Et pour lui, par contre, contrairement à Charlotte, c'était assez difficile, parce que c'était un texte qu'il ne connaissait pas, il n'avait jamais travaillé avec moi. Il fallait aller très vite. Donc pour lui, c'était un défi, et je trouve qu'il s'en sort plutôt très bien, quoi. J'ai l'impression, ça arrive aussi quelquefois dans les couples d'acteurs, que Charlotte l'entraîne. Voilà. E per quanto riguarda appunto il lavoro che ho fatto con lei, abbiamo letto insieme la pièce, io ero in Francia e lei stava esercitando il suo mestiere di musicista e di cantante a New York, quindi per 2 settimane a New York ogni giorno abbiamo lavorato sul testo, cercando di rendere proprio i dialoghi e le sue battute il più possibile morbide e fluide. Abbiamo lavorato sul testo in modo assolutamente classico. Poi le riprese sono avvenute rapidamente, sono durate qualche giorno, pochissime settimane. È stato un procedimento assolutamente naturale. Invece il lavoro con Neil Schneider è stato diverso. Innanzitutto parliamo di un attore che io non conoscevo fino a poco tempo prima.
prima avevo immaginato di lavorare con un altro attore francese con cui ho già lavorato nei miei film precedenti e con il quale sono amico, che è Gaspard Ulliel, però non era disponibile, non poteva farlo, e quindi 3 settimane prima dell'inizio delle riprese ho contattato Nils, che ha immediatamente accettato, assolutamente attirato dal testo di Marguerite Duras e dalla possibilità di lavorare insieme a Charlotte Gainsbourg, oltre che a me oltre che con me, e quindi si è veramente immerso in questa storia. Per lui non è stato assolutamente facile, anche perché appunto il testo non lo lavorava, non lo conosceva, non avevamo mai lavorato insieme, e devo dire che malgrado queste difficoltà ne viene fuori davvero molto molto bene, come spesso accade anche in una vita di coppia. Nella coppia formata di questi due attori, credo che Charlotte lo abbia un pochino trainato dietro di sé. E pour ajouter quelque chose, j'ai fait plusieurs mises en scène d'opéra avec des cantatrices très connues, et là cette fois au cinéma, en faisant ce film avec Charlotte Gainsbourg, j'avais l'impression de travailler un peu comme j'ai travaillé déjà avec des cantatrices pour un opéra, voilà, lui faire répéter une partition en quelque sorte. Io ho anche messo in scena una serie di opere liriche, mi è capitato di lavorare quindi con delle cantanti liriche, e devo dire che il lavoro che ho fatto qui con Charlotte Gainsbourg mi ha dato veramente l'impressione di essere molto simile al lavoro che io faccio con l'opera, lavorando con queste cantanti, per il tipo di prova di lavoro fatto sul testo, come là lo faccio ripetendo le partiture. Allora, io l'ultima domanda che voglio fare a Benoît Jacquot sul film Susanna Adler, fuori concorso, 39esima edizione del Festival di Torino, riguarda un elemento. Abbiamo già accennato prima al fatto che il film è girato in unità di tempo e in unità di luogo, con due attori che, seguendo il testo teatrale, sono il cuore del film, ma all'interno, diciamo, della storia del film ci sono dei piccoli momenti in cui si va nel regno dell'immaginazione. C'è un momento in cui Nils Schneider è quasi gettato, no, dalla terrazza da Charlotte Gainsbourg. È molto fluido il passaggio e segue fondamentalmente i movimenti fluidi della macchina di cui parlava Giuseppe prima, i piani sequenza che ci fanno muovere all'interno delle stanze. Io vorrei chiedere proprio a Benoît Jacquot quindi come ha lavorato sulla parte realistica, reale, concreta del film e queste piccole intromissioni invece nell'immaginazione, nel sogno. Ces moments imaginaires dont vous parlez, que vous avez remarqué, pour moi n'étaient pas du tout prévus. C'est pendant le tournage qu'en voyant les acteurs jouer devant la caméra que je mettais en mouvement, il m'est arrivé d'avoir le sentiment, comme cette image dont vous parlez, de le voir en quelque sorte, parce que quand je fais un film, j'ai l'impression de le voir pour la première fois à mesure qu'il est en train de prendre forme, et il arrive qu'il y ait des images, des sons, des mouvements qui n'étaient pas prévus et qui s'imposent. Et donc celui-là dont vous parlez, en effet, j'en ai eu l'idée sur le moment, et je dirais pas que ça s'est improvisé, ça s'est imposé sur le moment, avec cette idée que on verrait bien si ça marche ou si ça marche pas. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était bien quand je l'ai vu. Sì, assolutamente, come lei ha notato, sono dei momenti assolutamente immaginari e non previsti prima dell'inizio delle riprese, che mi capita di, appunto, di immaginare al momento. Non so se avete presente a che cosa mi riferisco in particolare. Mentre si è su un set, capitano delle immagini, dei suoni o dei movimenti che a un certo punto chiedono di essere inseriti nel film.
si manifestano come per la prima volta e si impongono, quindi non posso neanche dire che sia un'idea che ho elaborato prima, è arrivata in quel momento lì e ho deciso di concederle la possibilità di esistere, vedendo poi che cosa, quale sarebbe stato il risultato finale. Je voudrais juste dire que Charlotte Gainsbourg aurait beaucoup, beaucoup aimé être là, venir présenter le film, en parler ici, mais qu'elle est en train de tourner quelque chose et qu'il y a eu un accident et qu'elle était retenue à Paris absolument contre sa volonté. Et que sinon, elle aurait été ravie de vous saluer. Voilà. Ci tengo prima di salutarvi a dire davvero a dirvi, a farvi parte del dispiacere profondo che Charlotte Gainsbourg ha nel non aver potuto partecipare, essere qui presente insieme a noi a Torino. È su un set, c'è stato un contrattempo di lavorazione, quindi è stata trattenuta a Parigi contro la sua volontà, perché veramente il suo desiderio era quello di venire a Torino e incontrarvi. Allora, nell'attesa di avere per legge almeno 5 minuti di Charlotte Gainsbourg obbligatori in ogni film che viene girato nel mondo, ci godiamo ben più di un'ora e mezza di Susanna Handler, Gli amori di Susanna Handler di Benoît Jacquot, dove la potete vedere recitare di fianco a Neil Schneider. Grazie mille a Benoît Jacquot per essere venuto qua con noi a Torino a presentare il film. Grazie, alle ribotte.